è una di quelle canzoni che è nata ancora nel periodo, la fine un po' della sofferenza Covid, quando ancora non si sapeva bene se si poteva uscire o meno, c'era un po' quel dubbio lì. E mi arriva questo provino di questo ritornello da Simone Cremonini e Pula, che sono due autori di enorme talento, secondo me. Era una cosa diversa dal mio solito, un po' più matura, e ci ho lavorato un sacco, della verità. Non è una cosa che è venuta così di pancia, ma è proprio stata una cosa pensata per cercare di scrivere una cosa un po' più per tutti e che non sembrasse quella cosa teen, o magari proprio per il mercato dei giovani. Un pezzo, insomma, che parlasse d'amore, ma lo facesse per tutti. E ho mandato il provino al mio discografico, che si è subito preso bene. Ha detto: cavolo, questa cosa è un po' diversa. E poi, a dire la verità, l'abbiamo accantonato, nel senso che era talmente diverso, e forse non eravamo pronti a un brano del genere, che l'abbiamo messo lì senza avere un vero obiettivo. Poi, quando è iniziata a essere detta la parola Sanremo, abbiamo ritirato fuori Stupido, che abbiamo pensato tutti fosse il pezzo perfetto, o magari il migliore tra quelli che avevamo in mano da presentare al festival. Quindi sì, la storia è questa, non è un pezzo che è nato per il Festival di Sanremo, ma è una canzone che nasce da tutte quelle sessioni che io faccio giornalmente di scrittura e di registrazione di brani. Poi l'abbiamo sistemato nel tempo, la produzione era di Simone Cremonini in prima parte, poi è passata per le mani di Tom, che è un ragazzo che io adoro, con il quale lavoro sempre, e poi alla fine è stata rifinita da Zef, che ci ha messo del suo sicuramente. E sono molto molto contento di arrivare al festival con questa canzone, che in realtà è, non voglio presentarla come il pezzo più complicato della storia, ma per me è stato un lavoro anche che mi ha fatto crescere, arrivare a completare questo brano con dei concetti un po' più adulti del solito, almeno secondo me. Voglio arrivare al festival pronto dal punto di vista musicale al 100%, perché l'idea di cantare con l'orchestra mi gasa, mi piace, cioè è una sfida. E ci tengo proprio a fare delle performance canore all'altezza di quello che è il palco. Non voglio sembrare impreparato, un po' come a scuola, no? Speriamo bene, in realtà. Sono fiducioso, però. Io ho cercato la forza nella scrittura, che inizialmente era solo scrittura e poi è diventata musica nel giro di mesi. E da lì c'è stato subito un riscontro che mi ha, ovviamente con le giuste proporzioni, nel senso che sono partito da poco, poi piano piano siamo sempre saliti, è stata una roba, un incatenarsi di cose e siamo arrivati fin qua. Però io lo faccio sempre per il bisogno di esprimermi, come penso lo facciano moltissimi artisti. Io credo che la musica sia il posto dove completamente mi sento me stesso, lontano anche da giudizi o da quello che pensano gli altri, mi sento completamente libero. Di solito scrivo da solo, anche se ho lavorato con qualche autore per qualche brano, ma mi piace comunque metterci sempre del mio. E da lì poi è una questione di perfezionare tutto quello che è stato fatto nella prima sessione. Almeno di solito lavoriamo così. Poi scrivo talmente tanto, perché cerco veramente di scrivere sempre, che molte cose poi vanno, che ne so, accantonate, altre invece vengono promosse, ripescate dal passato. Ci sono dei brani che ripesco da anni prima, e come Stupido, appunto. E invece ci sono delle cose che scrivo e escono dopo 2 mesi, cioè è molto anche un po' confuso, ma in senso buono, nel senso che è molto intuitivo. E vedere la gente che canta, sentire il loro affetto è tutta un'altra cosa da vedere numeri sul telefono, o comunque, cioè, pensare sempre alle vendite, a numeri, eccetera, eccetera, che di sicuro non sono in quel momento della mia carriera. E io con l'aiuto un po' di Universal, eccetera, e di tutti i miei collaboratori, abbiamo preparato uno spettacolo con la musica live, che già per 2 anni fa, per quanto mi riguarda, era impensabile, o almeno non era una cosa alla quale davo importanza e sbagliavo. E ci tengo anche per questo tour, che arriverà comunque dopo l'esperienza di Sanremo, sarò un po' più rodato, spero, e anche un po' più esperto, di portare ancora quella cosa lì. Quindi, per quanto riguarda la band, musica live, eccetera, portare anche qualche pezzo vecchio, qualcosa di nuovo che comunque uscirà. E non vedo l'ora, sinceramente è la cosa che più aspetto. Dopo il festival penserò al tour e sarà incredibile, ne sono sicuro, perché la gente con noi finora ha sempre risposto e non vedo l'ora di ribeccarli, rivedermi e di emozionarmi anche con i ragazzi che lavorano con me, che vivono per questo. Alla fine io
L'unico momento in cui veramente mi sento totalmente artista al momento è quando facciamo i live, quando vedo la gente, quando sento il calore della gente.